Signori, buon pomeriggio, bentornati sul canale. Oggi abbiamo la postazione del post partita perché qui purtroppo posso soltanto registrare. Conferenza stampa di Spallettone, abbiamo preso un po' di appunti, quindi parliamo un po' della conferenza stampa. Una conferenza stampa diciamo abbastanza criptica, una conferenza stampa anche abbastanza monotona perché alla fine ragazzi i giornalisti avevano come unico obiettivo cercare di racimolare qualche notiziola sul futuro di Spalletti, però Spalletti è stato magistrale, non ha voluto dire nulla, ha soltanto, diciamo, ha fatto il criptico, il misterioso e in certi tratti ha anche preso un po' per il culo i giornalisti, cosa che non fa mai male. Allora, cominciamo subito, ovviamente, diciamo, la prima domanda che fanno a Spalletti e sull'incontro di ieri sera con De Laurentiis. C'è stato un momento bello prima della conferenza stampa. Spalletti è stato accolto con applausi, perché comunque questa è la prima conferenza stampa da campione d'Italia. È stato un momento bello. Gli hanno fatto la domanda sull'incontro di ieri con De Laurentiis. Sapete che c'è stato ieri l'incontro. Già ieri Spalletti aveva detto qualcosina. Aveva detto tipo la società ha fatto due passi corretti, sono contento, sono felice. Era anche un pochino brillo secondo me ieri sera. Comunque Spalletti ci dice che non è facile fare riunioni nei ristoranti perché c'hai sempre la bocca piena di cose buone. Quello che è venuto fuori è tutto molto chiaro, ma i dettagli è giusto che li esponga la società quando lo riterrà opportuno. E questa cosa del sarà la società a dirlo, sarà un mantra di questa conferenza stampa. Dice giustamente: io non posso passare avanti la società, tutte le domande su questa cosa avranno la stessa risposta, cosa che è successa. Ne parlerà la società, è giusto così. Io penso soltanto a lavorare e a finire il lavoro nel migliore dei modi. Quindi, praticamente Spalletti, ragazzi, ci ha detto soltanto. Sarà la società a dire tutto quando sarà opportuno. Ha detto solo questo Spalletti e io mi sento di dire, ragazzi, che io ripeto, diciamo, quello che ho detto da tempo. Per me Spalletti rimane perché ci sono troppe cose che mi fanno pensare che possa rimanere. Ha detto soltanto che comunque è giusto che sia la società a dire diciamo, a dire del mio futuro. Io faccio l'allenatore e devo pensare al campo. Tutto il resto per quanto riguarda i contratti, i rinnovi, il mercato, è giusto che ne parli la società. Ha detto questo alla fine Spalletti. Gli fanno la domanda sul record di punti, dei 91 punti. Dice Spalletti che è una motivazione battere questo record, però dice anche che bisogna finire il campionato nel migliore dei modi, bisogna giocare le partite facendo un buon calcio, anche perché ci saranno stadi pieni ovunque con pezzi di cuore azzurro. Dove noi passeremo, per cui bisogna fare bene. Dice: è difficile alternare il buon calcio con i festeggiamenti che saranno inevitabili fino a fine campionato. E torna sulla partita con la Fiorentina, dove dice che l'atteggiamento della squadra è stato perfetto perché, comunque, nelle due serate precedenti la partita si è pensato soltanto ai festeggiamenti. Quindi, alla fine, cosa ha detto Spalletti? Lui punta al record di punti perché vuole finire in bellezza il campionato. E bisogna continuare a giocare come si è giocato finora. Domanda ancora sullo scudetto: quando è stato il momento in cui è arrivata la consapevolezza? Sta domanda ormai la fanno dall'alba dei tempi. Rimette in mezzo la questione delle casacche, dove c'era scritto sarò con te. Qua c'è stato anche un momento veramente bellissimo perché Spalletti diceva, perché io poi ho ascoltato anche la conferenza stampa. Cosa c'era scritto sulle casacche? E loro sarò con te. E poi? E tu non devi mollare. Poi abbiamo un sogno, il cuore. E poi che c'era scritto? Napoli torna con me. Li ha presi per il culo. Li ha presi per il culo ed è stato un momento altissimo. Forse uno dei momenti più alti delle conferenze stampa di quest'anno. Poi vabbè, dice, c'era l'obiettivo dello scudetto sin da subito. Qua. Diciamo, si toglie qualche sassolino perché dice che quando mi avete chiesto se mi piaceva la squadra costruita, io risposi sempre di sì. La squadra è stata brava perché ha saputo diciamo, andare oltre i timori iniziali che c'erano e diciamo timori che erano anche diciamo, giustificati, erano legittimi. Mentalità che si costruisce dall'inizio nel parlare, nell'allenarsi, nel frequentare l'ambiente.
L'intenzione era di vincere lo scudetto e l'intenzione è stata poi confermata sul campo. Domanda poi, questa è la domanda che piace a Spalletti, dove può veramente esternare tutte le sue doti filosofiche. Napoli ha capito subito Spalletti e dice: Spalletti, essendo uno rigido sui festeggiamenti, quando si tratta di Napoli e del sole di Napoli, diventa impossibile non farsi baciare. Siamo proprio a livelli altissimi oggi. Il sole che ti fa l'abbronzatura azzurra. Il mio obiettivo è difendere squadra e società. Poi si lavora anche con rapporto, sul rapporto con l'ambiente. Far emergere quest'amore che era, si trovava sotto la cenere, riportare tutto allo stadio, era questo il mio primo obiettivo. Se vi ricordate la conferenza stampa dell'anno scorso di presentazione di Spalletti, disse proprio questo. Il primo obiettivo era riportare la gente allo stadio, far rinascere l'amore dei napoletani verso il Napoli che si era perso. Abbiamo affrontato insieme tutte le partite e ci hanno dimostrato la loro forza. Mi ripaga di tutte le notti insonni ad amare Napoli. Ho dato tutto me stesso eppure di più. Quindi, grandi parole di affetto e di amore verso Napoli e napoletani. Domanda sulla formazione. Dice Spalletti: è giusto dare spazio a chi ne ha avuto di meno. Ne scelgo due o tre a partita. Poi dice una cosa interessante: con l'Inter però si farà un ragionamento diverso. E io questa frase la interpreto nel tipo: con l'Inter ci saranno i titolarissimi, perché l'Inter potrebbe essere potenzialmente un avversario pericoloso l'anno prossimo. L'Inter non è ancora certa di andare in Champions, quindi faremo di tutto per rovinargli, per mettergli il bastone tra le ruote. E poi c'è sempre il discorso dei 91 punti, quindi con l'Inter, ragazzi, vedremo, sarà una partita vera con tutti i titolari. E poi, ragazzi, finalmente ho dovuto aspettare la 35esima giornata. Domani gioca Berezinski dal primo minuto. Ah, Di Lorenzo si fa una partita in panchina finalmente, ed è giusto finalmente, perché giustamente con la Fiorentina ci poteva stare Di Lorenzo titolare perché giocavi in casa, era la partita del festeggiamento, quindi era giusto e doveroso far giocare Di Lorenzo. Domani col Monza gioca Berezinski, assa fa Maronna, ecco, fatemelo dire. Si ritorna sullo scudetto, sul percorso, ed Spalletti ogni volta si deve inventare qualcosa di nuovo. Qua dice altre cose, altre frasi criptiche sul futuro. La società ha fatto un grandissimo lavoro. Quando parlai di passi corretti significa vincere e valorizzare la rosa. Il futuro di questa squadra sarà brillante. Mi hanno dato la possibilità di lavorare in un certo modo, portando giocatori giovani carichi di qualità e di entusiasmo. Il futuro è importante, si può aprire un ciclo. È stata una bella serata ieri, il presidente sa scegliere sempre degli ottimi vini, io me ne intendo poco. Mi pare che sia Spalletti ad avere tipo una gestione vinicola in Toscana, mi sembra, non mi sembra che sia De Laurentiis. Ho detto ciò che volevo dire e sono soddisfatto, quindi non si sbottona sul futuro, però ve lo ripeto ragazzi, io sono convinto che rimanga. E il mantra è sempre quello: lo deve dire la società, non devo dirlo io. Ecco, mi sembra un po' come settimana scorsa quando gli chiesero ai giornalisti, chiesero a Spalletti del rinnovo, e Spalletti disse: il rinnovo me lo devo, De Laurentiis deve parlare con me, non con voi giornalisti. Mi sembra la stessa cosa al contrario ora. È la società che deve dare l'annuncio, non io. Io così la leggo. Poi, domanda sul futuro, la programmazione del prossimo anno. Spalletti ripete: non è giusto che ne parli io, deve farlo la società. Quindi ci provano in tutti i modi per avere qualche notizia sul futuro, ma Spalletti non cede. Le gare finali possono dare qualcosa per la programmazione del prossimo anno, sempre volta lì, sempre quella la questione. Dice Spalletti: abbiamo l'obbligo di essere professionali fino all'ultimo, è giusto per la gente e per la società, quindi non si sbottona. Domanda sul Monza, finalmente, perché sì, sai, domani c'è Monza Napoli. Dice Spalletti che il Monza è un cliente scomodo, gioca un calcio bellissimo e ha un allenatore che avrà un futuro importante. Palladino, ragazzi, per me sarà uno dei migliori allenatori nel futuro prossimo. Ha dirigenti che sanno cos'è il calcio, cita Galliani. Per
Giocano a campo aperto e riportano sempre la palla sui tre difensori centrali per costruire da dietro e creare spazio. Faremo quello che abbiamo sempre fatto, ma dobbiamo stare attenti a non prendere ripartenze e azioni in velocità. Sarà difficile comandare il gioco, hanno tecnica. E poi cita Petagna, che grande uomo, grande calciatore, quindi lo conosciamo molto bene. Io penso, ragazzi, che domani sarà una partita molto interessante e molto bella, perché comunque il Monza è una di quelle squadre che gioca un calcio propositivo. È un Monza totalmente diverso da quello dell'andata, perché all'andata c'era, non mi ricordo il nome, comunque era l'ex allenatore del Crotone, però era un Monza totalmente diverso, e quindi sarà una partita domani totalmente diversa rispetto all'andata, quindi domani io penso che ci divertiremo contro il Monza. Poi, ancora domanda sul prossimo anno: cosa farà mettere sulle casacche il prossimo anno? E Spalletti dice: bisogna sempre far parlare prima la società. Ecco, quindi altra perculata verso i giornalisti. E io impazzisco per questo, impazzisco in positivo. Vittoria anche di chi ha vissuto la quotidianità. E qui Spalletti fa un recap un po' di tutti i collaboratori, di tutti quelli che l'hanno aiutato appunto durante la quotidianità in questo anno. Cita Santoro, il team manager, tutti vorrebbero lavorare con lui. Cita i suoi collaboratori, magazzinieri, massaggiatori. Poi chiude la conferenza stampa ringraziando i giornalisti. Ok, dice sui giornalisti, dice: ringrazio voi giornalisti che mi avete aiutato l'anno scorso un po' di meno. Quanto è bello quando Spalletti si leva le sue soddisfazioni. Le conferenze stampa e il calcio giocato vanno di pari passo. Se giochi bene è più facile, se giochi male è più difficile spiegare ciò che non piace vedere. Qua proprio questa frase racchiude alla perfezione tutto quello, tutto il calcio in generale. Ho dedicato tanto tempo a voi, ma col tempo voi mi avete capito. Vi ringrazio e ricambio l'applauso. Che c'è stato a inizio stagione, cioè inizio conferenza stampa. Ringraziamo i giornalisti. Vabbè, io onestamente, ragazzi, giornalisti, mio parere personale, sono gli ultimi che dovrebbero avere i ringraziamenti. Certi tipi di giornalisti, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, perché per fortuna di giornalisti seri qua a Napoli ce ne sono, però purtroppo ce ne sono anche tanti incapaci, mettiamola così. Quindi, questa era la conferenza stampa, ragazzi. Domani si gioca alle 3, orario classico, domenica alle 3. Quindi fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Secondo voi Spalletti ha detto qualcosina? Io rimango della mia idea. Per me Spalletti rimane. Ha detto soltanto che è giusto che sia la società a dire che si continua insieme. Io questo, questa è la mia interpretazione, ecco, delle parole di Spalletti. Detto questo, beh, mi piace. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Detto questo, ragazzi, domani ci vediamo con il video sulla probabile formazione, perché adesso queste ultime partite sarà bello fare video sulla probabile formazione, perché adesso sarà difficile beccarla. Ecco, quindi detto questo, ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon sabato, e detto questo, forza Napoli sempre. Ci vediamo domani.